La prima moda dell'andare nei bagni della scuola e sporcarli o magari fare la cacca lì vicino proprio alla tazza del water, che era una delle challenge che più si è diffusa in tutto il mondo, adesso ce n'è una nuova. Bisogna fare le dirette live, quindi questa è la nuova sfida del momento, mentre i professori stanno spiegando. Naturalmente questo poi genera tutta una serie di premialità su TikTok, ti arrivano i regali, cominci ad essere ancora più gettonato, più fai delle cose strane, mentre i professori sono in classe e stanno spiegando, più diventi popolare su TikTok. E questa è un po' la nuova moda, la nuova l'esperienza emozionale del momento. E allora certamente questo ha fatto aprire un dibattito anche a livello nazionale. I professori devono diventare degli influencer per riuscire, o degli Instagrammer, o degli YouTuber, dei TikToker per riuscire a coinvolgere gli studenti a tal punto che non vengono distratti dal telefonino, oppure bisognerà arrivare all'altra decisione, quella che già è stata adottata per esempio in alcune scuole del nord, di togliere completamente la connessione durante le ore di lezione o di ritirare lo smartphone durante le ore di lezione. Ma questo potrà fermare chi vuole fare le challenge, che magari possiede due o tre smartphone? Oppure sarà questo il modo, cioè quello punitivo, di riuscire ad arginare questa nuova moda? O bisognerà ripensare anche tutto il sistema educativo all'interno della scuola per cercare di coinvolgere i ragazzi, anche attraverso l'utilizzo dello smartphone, ad un uso che è più consono nelle ore scolastiche? Tutto questo certamente fa parte del futuro, il presente è ostacolato da situazioni in cui sia il mondo della scuola sia i genitori rincorrono tutte le potenzialità delle nuove tecnologie e tutti i rischi delle nuove tecnologie, e purtroppo non riusciamo a coglierne fino in fondo le grandi opportunità.